Eccoci qua. Allora, eravamo rimasti all'intervento dell'innominato. L'innominato comunica col professore e gli fa sapere che sta parlando anche con YouTube, che gli ridaranno il canale, che tutto sarà ristabilito nella calma e nella tranquillità della cosa. Effettivamente ciò accade. E da questo punto in poi io mi assumo le mie responsabilità, anzi non io, l'uomo col cappello si assume tutte le sue responsabilità, voleva chiudere la faccenda e fargliela vedere alla polizia postale, che, avvertita dal professore, e a YouTube in Italia. Dopodiché, il solito Sherlock 86 Holmes 19 inizia a notare qualcosa. Lo notano tutti, però c'è chi lo percepisce con più o meno sensibilità. Cioè, cosa viene notato? Viene notato che nel canale del professore ci soffro, raffreddore, combatto, capito. Poi è una cosa che dice che gira sto periodo. Comunque, il canale del professore ha delle manovre strane, cioè cancella i commenti, blocca gli utenti, crea delle playlist con una storia. Uno che mi ha fatto presente pure la cosa è stato l'incappucciato. Mi ha detto: "Guarda che qua c'è qualcosa che non mi sconfinfera". Io sono andato a vedere, ho detto: "Sì, ma prendila tranquilla, cioè ormai questa la cosa è risolta. Figurati se mo un docente serio così si mette a cazzeggiare in queste cose qua". E invece le cose sono andate avanti. In effetti il professore diceva: "Io sono protetto, io sono con lo scudo", e se la prendeva sempre con gli infelici, quelli che lui chiamava gli infelici, ma chi erano se non lo staff e company e l'uomo senza un dente? Perché il professore è stato, se voi andate a vedere nei suoi video, è stato chiaro che parlava soprattutto di loro, soprattutto di loro, parlando anche della storia del lupo travestito da nonna. Lui faceva riferimento a loro, alle streghe, allo staff delle streghe. Ok? Quindi lui puntava il dito su questi qua, che di par loro dicevano: "Ci dispiace per il professore, ma noi uomo senza un dente in primis", e c'è da dirlo, uomo senza un dente, non te la pigliamo, ma c'è da dirlo. Tu sei stato, hai detto: "Sono solidale con questa cosa, non mi sembra il caso", e poi però questa cosa non l'hai tanta chiarita, perché vabbè, ne riparleremo senza pregiudizi. A quel punto, quando hanno visto queste stranezze, Sherlock 86 Holmes 19 ha fatto un video molto interessante, rivolta al professore, dice che ci sono delle stranezze, cancellazioni, commenti, eccetera, che non possono essere fatti al professore, anche se la modalità in cui vengono date queste risposte agli utenti, magari che chiedono informazioni, le modalità vengono date con lo stile del prof. Cioè, questi qua si stanno spacciando per il professore alle 3 di notte quando il professore sta a dormire. Hai capito? Ed è vero che il professore è ingenuo a pensare che questi lo stanno proteggendo, perché queste cose uno non si può permettere di farle sul canale di un altro. Tu dici: "Ma è un partnership", ha maggior ragione. YouTube non si permette di fare queste cose. Questa non deve essere YouTube, non è il tubo. Qui c'è qualcosa che non va, è la verità, questa è la verità, e qualcuno dovrà rispondere a questa cosa. E mi dispiace dirlo, ma il maggiore indiziato è proprio l'innominato, perché quello, perché Sherlock 86 Holmes 19 poi l'ha chiamata al telefono e ha detto: "Innominato, perché questa cosa qua è l'innominato?" Oh, questo mi è stato riferito, io non posso garantire, però mi è stato riferito. Pare che l'innominato voglia dare la colpa all'incappucciato, cioè. E l'incappucciato si è sentito incastrato. Però, d'altra parte, dice: "Questi hanno pensato
che mettendo in gioco questo innominato, con nome e cognome, che è una persona seria, rispettata e rispettabile e affermata, tutto si sarebbe placato. Però si sono giocati male le carte, dice l'incappucciato, perché poi hanno messo false manovre sul canale, sono stati fessi, perché così è chiaro che ti ci viene il dubbio, ed è vero che ti ci viene il dubbio. Quindi YouTube non è stata perché ha detto, cioè nella versione dell'incappucciato sono stati quelli dello staff, nella versione dell'innominato non è stato YouTube, forse è stato l'incappucciato, no, dice proprio è stato, non lo so, sembra che tendi a dare quello come sospettato, quindi comunque non è stato YouTube, perché l'innominato dice di far parte di YouTube, di essere a contatto con YouTube. YouTube non si è fatto sentire di per sé, quindi insomma, YouTube non è stata. Fatevi due conti, YouTube non può essere stata. Anche se per un periodo qualcuno ha detto questa cosa nei commenti, che era stata YouTube. Il professore non si è fermato, mi sono chiamati infelici, 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 eccetera, eccetera. Qui devi rispondere una persona in primis per tutti, che mo'. Io mi dispiace dirlo, l'innominato ha delle responsabilità in questa storia. Che sta succedendo al canale? Come sei in contatto tu con YouTube? Che cazzarola sta capitando? Si può fare sta cosa? Ci risponda in qualsiasi modo, ci intranquillizzi, ci faccia dormire sogni tranquilli, ci dica che lei sta facendo qualcosa di buono e non qualcosa che neghi la libertà di espressione a qualcun altro. Per favore, ce lo dimostri. Grazie. Concludo, così faccio le conclusioni. Abbiamo finito. Facendo un bel conti. Anzi, lo sai che ti dico, come faccio un video di conclusione e considerazione. Conclusione, diciamo, fine di questa prima tappa. Tante cose.